180 gradi. Siamo qui con Davide Mancini di Arti Noise che ci deve parlare di un incredibile brevetto italiano. Ricordo. Mi ricorda appena appena qualcosa che accadeva alle medie. Alle medie, ma qui c'è una marcetta in più, questo è un flauto dolce soprano, il classico flauto dolce che si utilizza nelle scuole, di fatto uno degli strumenti musicali introduttivi più utilizzati al mondo. Sganciarlo dal suono acustico, perché comunque viene mantenuto, viene arricchito sia da quelli che noi abbiamo messo nella nostra applicazione, che si può scaricare, diciamo, in maniera gratuita dai vari Play Store, eccetera, ma qualsiasi applicazione compatibile MIDI, perché di fatto il recorder è un controller MIDI con caratteristiche anche, diciamo, professionali. A fronte di una portabilità e di una facilità di utilizzo, permette delle ottime performance. Abbiamo artisti che lo usano live, artisti che lo usano in studio, altre persone che fanno sound design oppure composizione anche per colonne sonore. Quindi Insomma, se io volessi comprare adesso il flauto a un mio ipotetico figlio che non ho e volessi evitare quindi di spaccarmi le orecchie, io scaricando l'applicazione, sì. posso mettermi in cuffia e ascoltarmi collegandomi al cellulare, magari con le Sì, con le cuffie cuffie non, normali. ma assolutamente sì. La nostra applicazione gira in background, quindi io posso andare dietro a, che ne so, un video di YouTube oppure qualcosa che ho su Spotify oppure quello, Si azzecchi la tonalità oppure anche, giusta, ci esatto. puoi suonare sopra. La tonalità giusta la azzecchi perché nella nostra app puoi fare la trasposizione, quindi fai semitoni. Nell'applicazione invece sono un po' di canzoni, da roba molto semplice fino all'Alba vincerò, cose molto magari non difficilissime, però carine. Può Questo sono suonare in acustico assolutamente, mentre siamo in digitale. Sì, è molto espressivo. A livello di espressività, ovviamente, l'abbiamo aumentata. Ci abbiamo messo degli killer in accelerometri diretta. che riescono a individuare la posizione nello spazio del recorder. Quindi la prima cosa che ci è venuta in mente di fare è stata quella di associare all'inclinazione il vibrato. In realtà c'è anche quest'altro movimento che può venire associato in altri software professionali a tutt'altre situazioni e cambiamenti di suono che Quindi uno vuole sarà fare, ad che può essere utilizzata anche come tastiera. una tastiera. E quindi diventa anche polifonico, oppure suonarci anche delle parti di batteria, perché Ci sono anche i appunto, drums. esatto, oppure come una specie di theremin, una bacchetta Questo è magica, meraviglioso. È incredibile perché è un concentrato di tecnologia. Sì, molto configurabile anche da parte dell'utente, non c'è bisogno di andare a riprogrammare In niente. questo credo siano agevolati dall'app, dalla facilità, Da, della sì, fruizione esatto, dell'app. l'app si È gestisce molto intuibile, facilmente. intuitiva. Dall'altro lato è un oggetto che genera un flusso di dati MIDI, quindi chi invece è uno smanettone dalla parte del MIDI la può farci quello che vuole di fatto, ma questo apre tantissime porte a un'applicazione didattica nel caso in cui ci siano dei bambini o degli adulti con delle limitazioni Delle fisiche o difficoltà. difficoltà. Beh, questo è Sia molto magari interessante. traumatiche legate, oppure magari legate proprio, che ne so, a mancanza di forza sulle mani, oppure mancanza di forza nella Fiato. respirazione. Noi possiamo fare in modo che c'è un modo che si chiama lip sensor, dove io invece di soffiare basta che Appoggio le avvicino la labbra. bocca all'imboccatura e lui Riconosce può la emettere pressione. le no, no, riconosce la presenza delle labbra in questa Ma zona poi è qui. di... Beh, quindi insomma è didattico. Lo possiamo definire sostenibile dal punto di vista etico, Sicuramente perché è inclusivo. Noi, inclusivo, è inclusivo perché io se ho una classe con i recorder e ho uno o due magari bambini che in realtà non riescono per vari motivi, magari anche banali, fisici, tipo ne so, ho un braccio al collo perché ho fatto una caduta dalla bici, io lo vado a configurare con una scala, con una nota, diciamo, base. E anche chi magari ha una mano sola oppure addirittura lo può muovere nell'aria, come dicevamo prima, può continuare a far parte della lezione di musica e quindi Quindi non della sentirsi dinamica e escluso. non avere lo stigma. È più un sopranino questo. Poi, però io cambio l'ottava da qui, quindi lo faccio diventare anche un Attenzione. basso, contrabbasso. Incredibile, perché è lo strumento. Vabbè, c'è i cospi, non potevo mancare.
però la cosa ci fa interessante quando vai su sugli archi. No, pure andando su di ottave. Praticamente hai un'orchestra in casa. Questo è un sitar questo. Prossima puntata la facciamo a Parigi. Esatto, qui è subito un mood francese. E qui è Rive Gauche. Franca la cassa numero 2. No, incredibile. Ti sentire il theremin. Facciamo di più, lo facciamo un pezzo in due. Ah, io? Sì. Però mi devi spiegare come funziona. Ah, ok. Allora, stiamo usando gli accelerometri di questo recorder, okay, per andare a cambiare nota. Quindi come col theremin? Sì, come andando su e giù con l'inclinazione. Esatto. È una pentatonica. Stiamo andando su una pentatonica e con la rotazione della mano apriamo e chiudiamo il filtro. Quindi otteniamo un suono più cupo, più... Di quanto posso girarlo? È più o meno 180 gradi. Sì, 180 gradi. Adesso dobbiamo fare un... Se lo sai? No, vabbè. Ciao, ragazzi. Ma è bellissimo. Bellissimo, è grande. Fantastico.